La conferenza stampa di fine anno del sindaco Ernesto Sica, sindaco di Pontecagnano Faiano. Una conferenza stampa durante la quale il sindaco ha elencato tutto ciò che è stato fatto in questo scorcio amministrativo, con toni pagati ma pieni di sentimento, pieni di amore, così come ha detto, per la propria città. I toni sono diventati un po' più accesi quando ha incominciato a parlare di politica, ma non polemici, accesi a dimostrazione del suo amore per la propria città e del dispiacere che ha provato nell'essere stato abbandonato da alcuni suoi ex amici. Una conferenza stampa che ha lasciato soddisfatti almeno quanti erano presenti consiglieri comunali, assessore e illustri personaggi politici, oltre a tutta la stampa della provincia di Salerno. Una conferenza stampa che ha segnato una tappa, anche perché in questo momento, pochi minuti fa, il sindaco ha annunciato la sua, in maniera ufficiale, la sua candidatura a sindaco e ha invitato l'UDC a partecipare a questa grande coalizione. Una coalizione che vorrebbe vedere una nuova classe politica e nuovi volti della politica che possano diventare per domani i futuri amministratori. Un atto, un impegno forte per i prossimi anni che indubbiamente senza l'amore e la passione sarebbe quasi impossibile realizzare. La fatica quotidiana è enorme, la fatica di tanti impegni, di tante difficoltà, la fatica di poter essere disponibile a tutti, a tutte le emergenze è molto gravosa, però senza, diciamo, ripeto, senza passione e senza amore non c'è impegno che tiene. Un appello lanciato all'UDC che è stata una spina nel fianco e a tutti i moderati? Indubbiamente, noi siamo e ci candidiamo ad essere un grande polo moderato della nostra comunità, civico moderato, quindi mette insieme l'esperienza moderata, politica, l'attività governativa attuale, l'esperienza dei civici, quindi una grande alleanza all'insegna della capacità amministrativa e della maturità politica per costruire, come ho detto prima, una solida comunità politica. Nasce un nuovo laboratorio politico? Nasce una comunità che vuole essere protagonista, nasce l'opportunità di un governo che vuole rendere sempre più forte il protagonismo della nostra città. Molti amici sono tornati, qualcuno è andato via, vuole lanciare un messaggio a loro? Ma no, io credo che poi dobbiamo dare a tutti l'opportunità di credere in qualche follia. Io spero che si ravvedano, però non è che mi strappi i capelli.